un nuovo video. In questo video troverete un nuovo amichetto che è il mio nuovo espositore degli smalti. L'ho visto da Miki, mi sono confrontata con lei, mi ha detto che comunque è una cosa utile e ho acquistato anch'io questo prodotto, anche perché di fianco alla postazione è molto molto comodo. Vorrei non mostrarlo in tutti i video, quindi devo cercare un attimino di capire l'angolazione della parete per appunto non farlo vedere sempre sempre, per cambiare un po' ogni tanto. Comunque ve ne parlerò bene nel video sulla postazione che farò appena mi arriva il tavolo nuovo. Appena arrivato al tavolo, registro il video perché ci sono un sacco di novità. Veniamone in questo video. In questo video è un video collaborativo, in senso che è un video dove mi è stato omaggiato qualcosa perché ho deciso di accettare in quanto questo qualcosa è molto molto particolare. Il nome dell'azienda e anche del prodotto è Jewel Candle. Come capite dalla parola, significa gioielli e candeli insieme. Quindi quando ho visto la collaborazione ho accettato subito. Di cosa si tratta? Si tratta di candele fatte a mano al 100% e firmate tutte singolarmente dal produttore, quindi sono originali e anche molto personali. E la particolarità è anche che non sono composte da cere di paraffina classiche, ma cera di palma. Tra le altre cose, dentro trovate un gioiello che è argento 925, se non sbaglio. È molto molto carina questa cosa, ve li faccio vedere subito. Allora, questa qua è la prima candela, come vedete, grande, col fiocchettino, dove c'è scritto True Love, e qua vedete il nome. Dentro ovviamente è una candela classica, e la particolarità appunto che qua trovate il gioiello. Praticamente come funziona? Che voi accendete la candela, la tenete accesa, se non ricordo male, circa 10 ore, questa si consuma e riuscirete poi a tirar fuori appunto questo prodotto, questo regalo dentro. Sono molto molto belle perché secondo me la particolarità appunto è la diversità delle classiche candele. Io amo le candele, quindi mi è piaciuta tantissimo. Questa qua in particolare è al profumo di rosa e poi ho preso un'altra candela rosa con scritto Happy Birthday, sempre fatta nello stesso modo, con però gli orecchini, e questo è muffin caramellato, quindi due fragranze molto molto particolari. Come funziona? Voi andate sul sito, scegliete la candela, scegliete la particolarità della candela e scegliete la fragranza, dopodiché dovete scegliere se preferite un ciondolo, la collana, l'anello, gli orecchini e fate il vostro acquisto. Non potete scegliere come deve essere l'anello, come devono essere gli orecchini, ma sarà una sorpresa man mano che ovviamente voi la candela brucerà, riuscirete ad aprire la cosa. È molto molto bello perché appunto, come vi dicevo, è diverso dal solito. Se non erro, costa circa 20 euro, quindi può essere utile anche per qualche regalo. E la cosa positiva è che da questo momento per 2 mesi attivo un codice sconto che vi metto qua sotto del 20%. Quindi se voi usate quel codice sconto avete appunto il diritto al 20%. Tra le altre cose qua sotto vi metto anche il link su dei social loro perché sono molto attivi. Oltretutto, visto che molto spesso fanno offerte, sconti, giveaway, quindi hanno una pagina molto attiva, quindi può essere utile anche partecipare ai loro concorsi. Io ne ho ricevute due di candele e una è per me e una la metto in palio per voi. Cosa dovete fare? Dovete semplicemente scrivermi qua sotto se vi piacciono le candele, se non vi piacciono le candele, cosa vi piacerebbe trovare dentro, se un paio di orecchini piuttosto che il ciondolo e soprattutto la fragranza che vi piace di più rispetto a quelle che ovviamente trovate nel sito. Ovviamente la candela in questione che riceverete è questa qua rosa, dove ha dentro comunque un paio di orecchini, però mi piacerebbe sapere comunque cosa piacerebbe a voi, cosa avreste scelto voi. Insomma, visionate un po' il sito, poi mi scrivete qua sotto e poi sceglierò comunque un commento in base a una serie di miei canoni, giusto per farvi comunque un pensierino. Prendiamo un'accendina e accendiamo la candela. Così cominciamo comunque a profumare tutto l'ambiente di rosa, che è fantastica. A dopo! Visto che già sto intravedendo il dono, prendo una pinzetta, metto i guanti perché il tutto potrebbe essere caldo e inizio a prelevare il dono. Se aspettavate più tempo e più ore, sarebbe venuto a galla. Io non avevo più voglia di aspettare, ero curiosa di sapere la sorpresa e quindi l'ho aperto subito. Ha un involucro di stagnola, come vedete, all'interno c'è un sacchettino comunque di plastica dove tiene il prodotto ben saldo, integro e il prodotto non sarà né sporco né rovinato né niente. All'interno c'è un ciondolo. Io non sono a conoscenza appunto di che tipologia di ciondolo è, e alla fin fine sarà comunque un ciondolo con un cuore. Quando l'ho aperto, integro, l'ho applicato su una collana e ho potuto iniziare ad utilizzarlo.
È una cosa molto molto carina, tra le altre cose l'odore della candela è ottimo, ha profumato bene l'ambiente e mi è veramente piaciuto tantissimo. E come vedete è anche molto molto semplice tirarlo fuori. Spero che questa cosa vi piaccia, spero che questa idea di candele così particolari vi piaccia e se avete domande o quant'altro fatele benissimo qua sotto, se no al prossimo video. Un grosso bacio a tutti quanti, ciao!